Ormai in questo periodo la povertà, anche la povertà alimentare, ha davvero un dato molto alto ed è un dato con cui bisogna fare i conti. E quindi iniziative come queste, con il Banco Alimentare in prima fila a raccogliere la spesa in più che le persone in un giorno di sabato fanno e decidono poi di donarne una parte a chi fa più fatica, è un'iniziativa sicuramente di grande valore, in questo periodo acquista ancora più valore e quindi è importante provare a dare una mano, non costa molto, basta comprare qualcosa in più e donarlo a chi fa più fatica. Il Banco Alimentare raccoglie tutti gli alimenti che vengono da più parti e li distribuisce un po' a tutta la Toscana attraverso la rete delle associazioni di volontariato a partire da Caritas. Quindi un'iniziativa importante che potrà dare una mano vicino alle feste e anche a tante famiglie che fanno fatica a sbarcare il lunario. Non è mai abbastanza il sostegno alla regione, che cosa può fare? Beh, la regione da anni ha in piedi un progetto che mettemmo in piedi nella passata legislatura, che si chiama Spesa per Tutti, dona una parte del costo di alcuni alimenti e fa attraverso un accordo con la grande distribuzione, con Coop, con Esselunga, con Conad e mette 150.000 euro che servono sostanzialmente e vengono sostanzialmente raddoppiate dalla grande distribuzione e che vengono anche questi distribuiti al Banco Alimentare che poi a sua volta li fa arrivare sui territori e oltre ad altre iniziative sul fronte del sociale attraverso le amministrazioni comunali. Proviamo a dare una mano anche noi come regione in una situazione molto difficile.